Ehi, Lopo che fanatici e bentornati in questa nuova parte di Pokémon Insurgence. Io sono Dlarz e oggi inizieremo gli extra con le Mega Pietre. Ne abbiamo lasciata ancora qualcuna seminata nella regione, quindi oggi inizieremo da Selene City, nell'ultima palestra che abbiamo visitato, ve la ricordate? Era la sesta. Arriviamo fino all'ultima stanza, quella in cui doveva esserci la capopalestra, e troveremo questo bagliore rosso. Nella scorsa parte, la parte finale della storia, c'era stato detto che grazie all'abilità Tesseract di Celebi mediante Mew potremo muovere oggetti nel tempo o viaggiare direttamente nel tempo. Quindi usiamo Tesseract e facciamo apparire uno strumento dal passato. Cosa sarà mai? Vediamo un po'. Una Gotitite per Gotitelle. Ci troviamo qui ad Utira Town. Vi ricordate la famosa città in cui è presente la biblioteca, in cui è apparso l'oracolo ad annunciarci il futuro della regione di Torren? In questa biblioteca trovammo anche Delta Badiou, mentre questa volta dovremo leggere un libro che si trova qui nell'estrema sinistra della biblioteca. Non è questo, no. È questo, nell'ultimo scaffale. Che si chiama The Fighting Compendium, mi sembra, non l'ho letto tutto. Comunque ha a che fare con la lotta, e scambiando le informazioni con una cintura nera che abita qui vicino, otterremo una mega pietra. Quindi rechiamoci subito nella sua casetta, dovrebbe essere vicino alla libreria, mi ricordo. Questa? Ok. Come vedete ci aveva già chiesto un favore, cioè di portargli un libro che si chiama appunto The Fighting Compendium. Una volta trovato potremo darglielo e lui ci regalerà una Cacturnite! Ci troviamo adesso a Miara Town, città con i ponti e con l'acqua. Scendiamo qui, in questo edificio prendendo le scale. Non dovremmo prendere il Pikataxi, ma bensì dovremmo fare surf. Questa volta dovremmo arrivare abbastanza lontano, fino alle isole vorticose. Ve le ricordate? Quelle in cui abbiamo affrontato Audrey con Lugia, se non sbaglio. E dovremmo arrivare così lontano, ma ne varrà la pena, poiché otterremo non una mega pietra, ma una mega pietra Delta, per far mega evolvere un Pokémon Delta. Un Pokémon Delta che ci è molto vicino, che abbiamo in squadra addirittura, quindi penso ormai avrete già capito di chi si tratta. Troviamo l'isola giusta, dovrebbe essere quella con quella fatta un po' più in maniera elaborata, diciamo, non quella semplice. Forse questa? No? No? Eccola, quella con le scale, ok. Ovviamente sto velocizzando il gioco con il tasto M della tastiera per fare prima, così almeno evito anche domande sul come si faccia, si velocizza con la M. La cosa buona di Insurgence è che puoi velocizzare senza stravolgere la musica. Si velocizza solo il gioco e la musica no. È una cosa molto buona. Comunque, siamo qui, facciamo surf. La strada la so a memoria, quindi non c'è problema. Dobbiamo scendere comunque fino a quando, ecco, fino a quando non arriviamo nelle profondità. Andiamo ancora di repellente perché la strada, vabbè, adesso è quasi finita, però comunque. Andiamo di surf un'altra volta, arriviamo qui e dovremmo esserci, infatti, ecco qui un altro bagliore in cui usare Tesseract. Vi consiglio di recuperare tutte queste cose, anche perché potete farlo solamente in questo periodo, di farlo appunto dopo aver completato la 1.1, cioè dopo aver sconfitto Tayn con Kyurem Bianco e Zekrom con l'armatura. Infatti Tesseract la sbloccherete solamente in quel momento e otteniamo la Delta Gardevoir Rite, che possiamo dare al nostro Gardevoir Delta. Finalmente adesso tutti i miei Pokémon possono mega evolversi, tranne Dendi per adesso. Direi che potrei fare anche una prova ad utilizzare Mega Delta Gardevoir, appena ne ho l'occasione, lo faccio. Mettiamola davanti e andiamo via. Ok, vediamo di affrontare qualche Pokémon selvatico, così da testare la nostra Gardevoir. È capitato un povero Scyther al 52. Vabbè, ho usato Psichico, potevo usare benissimo una mossa di tipo elettro, però va bene, penso di farcela comunque. Vediamo un po'. Wow, diventa molto più, non lo so, sembra più allegra, mega evoluta, perché ha quel sorriso strano.
E a quanto pare ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo buttato giù. Ottimo, mi piace. Ci troviamo a Nazca Town adesso. Dobbiamo andare a prendere l'ultima mega pietra disponibile in questo gioco. Non proprio l'ultima, perché vi dico già da adesso che alcune, come ad esempio la Shiftrite per far mega evolvere Shiftry, Mega Shiftry e anche un'altra che adesso non mi ricordo, possono essere ottenute solamente con il dono segreto. Mi sembra però del secondo update, quello piccolo, quindi io l'ho già superato. Dovrei fare un downgrade probabilmente per prenderle, perché per adesso non posso più prenderle. Quindi se voi potete, fate il dono segreto in Pokémon Insurgents e dovreste ottenere un Seedat con la Shiftrite. Io purtroppo non posso più ottenerlo, quindi pazienza, però vi dico comunque come fare. Intanto siamo arrivati in questo posto. Ve lo ricordate sicuramente, la Power Farm dove abbiamo catturato Delta Ponyard. Qui adesso non abbiamo più Delta Ponyard, ma abbiamo un altro bagliore in cui il tempo e lo spazio si distorcono, ce l'aveva detto Nora. Quindi usiamo Tesseract e facciamo apparire un altro strumento dal passato. Una Delta Bisharpite per far Mega Evolvere Bisharp in Mega Bisharp, ovviamente in versione Delta. Quindi potremmo darla a Wingless volendo. Ma è ancora presto per lui per evolversi. Dunque, siamo arrivati alla fine anche di questo primo episodio extra. Io spero vivamente di esservi stato utile. Ce la sto mettendo tutta per dirvi qualsiasi cosa che sono riuscito a documentare e a scoprire. Nelle prossime parti proseguiremo con il raccoglimento di altri strumenti, altri Pokémon, altri segreti nascosti ancora nella regione di Torrent. Per adesso vi invito a lasciare un bel mi piace se questo video vi è piaciuto o vi è stato utile. E noi ci vediamo nella prossima parte. Bye bye!